Se il golpe avrà successo anche nel territorio metropolitano, la partita potrà considerarsi chiusa. Barcellona è con Bilbao il cuore della Spagna industriale. Con il suo porto e la sua prossimità alla Francia, è un nodo essenziale dei traffici con il resto d'Europa. Assicurarsene il possesso è di grande importanza per la riuscita del golpe. Ma non sarà facile, perché nella capitale catalana c'è un movimento anarchico numeroso e combattivo. I suoi militanti hanno una lunga esperienza di lotte strada per strada e sono guidati da combattenti audacissimi come Buonaventura Durruti, Francisco Ascaso e Ricardo Sanz. Inoltre vi sono le forze di ordine pubblico del governo autonomo della Catalogna pronti a prendersi una rivincita contro i militari che nel 1934 hanno soffocato il moto indipendentista. La mattina del 19 luglio corpi dell'esercito escono dalle caserme periferiche e convergono verso il centro della città per occupare i principali edifici pubblici. Ma non è una sorpresa. E trovano a sbarrargli il passo le barricate degli anarchici. Attorno ad esse c'è un grande accorrere di popolo disposto a battersi. In punti strategici della città, ad affrontare i militari, ci sono anche le forze di sicurezza catalane, meglio armate e addestrate. Que es símbolo magnífico este guerrillero libertario, vigila con gesto sobrio y mirada de joven aguilucho para no dejarse sorprender por el fascismo. Di fronte alla violenta risposta degli anarchici e delle forze dell'ordine catalane, i militari si ritirano e resistono per due giorni asserragliati nelle caserme. Poi si arrendono. Il generale Godet, che è volato dalle Baleari per prendere il comando della città, è catturato e giustiziato. La vittoria popolare è completa. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Al pie de sus ametralladoras y cañones, con los fusiles listos para enviar mensajes de muerte a los enemigos de la libertad, los milicianos acechan en las barricadas. Oltre che a Barcellona, il golpe fallisce anche a Bilbao, Santander, Valencia e poi testimone degli scontri di Barcellona del maggio del 37. Indignato della persecuzione a cui è sottoposto il POM, tuttavia non ne condivide affatto le impazienze rivoluzionarie. Mi sembrava idiota, scriverà in omaggio alla Catalogna, che uomini che lottavano per la loro vita militassero in partiti contrapposti. Mi sono sempre chiesto, perché non la smettiamo con tutte queste sciocchezze della politica e non continuiamo la guerra? I poeti inglesi riescono meglio di altri a fondere la loro passione civile con la dolorosa testimonianza dell'esperienza di guerra. Così Winston Hugh Oden. Che cosa proponi? Costruire la città giusta? D'accordo, lo farò. O il patto di suicidio, la morte romantica? Benissimo, d'accordo. Io sono la tua scelta, la tua decisione. Sì, io sono la Spagna. Molti l'hanno udita nelle remote penisole, sulle pianure assonnate, nelle isole del pescatore senza leggi o nel cuore corrotto della città. L'hanno udita e hanno migrato come gabbiani o come semi d'un fiore. Si sono aggrappati come stracci di nebbia ai lunghi espressi che ondeggiano percorrendo le terre ingiuste, la notte, la galleria alpina. Hanno navigato negli oceani. Hanno valicato i passi, tutti hanno offerto la propria vita. Su quell'arida piazza, frammento spiccato dall'Africa ardente, così ferocemente saldata all'Europa fantasiosa, su quell'altopiano inciso da fiumi, i nostri pensieri hanno le forme.
In tutta la Catalogna industriale e a Barcellona, dove gli anarchici hanno la loro roccaforte, la collettivizzazione investe anche le fabbriche, i negozi, i servizi. Nell'ottobre del 1936 il sindacato autonomo, la CNT, riesce a far emanare dal governo autonomo catalano un decreto che impone la collettivizzazione di tutte le imprese con più di 100 addetti. Nei fatti, i comitati sindacali a cui passa la gestione delle fabbriche riescono a ribassare il limite indicato dal decreto. Anche qui la visione particolaristica dei comitati di impresa rende impossibile una vera produzione pianificata. Ma tutta l'economia della regione è ormai sottratta all'iniziativa privata. Anche le banche, i trasporti, la distribuzione dei prodotti alimentari, i ristoranti, i grandi magazzini sono a gestione collettiva. L'immagine di Barcellona è trasformata. Ovunque sventolano le bandiere rosse e nere dell'anarchia. La tuta operaia è la nuova divisa rivoluzionaria di tutti. La guerra e la rivoluzione trasformano profondamente anche il ruolo delle donne. Non solo perché sono chiamate spesso a rimpiazzare gli uomini che sono al fronte, ma anche perché esse tendono ad assumere un nuovo ruolo politico e a imporre diversi rapporti tra i sessi. Nel nostro movimento libertario c'è sempre stata molta uguaglianza tra uomini e donne. Noi, sin da quando eravamo in pochi, abbiamo cominciato a proclamare la libertà delle donne. All'interno del movimento ci trattavamo tutti alla pari e questo non esclude il fatto che nelle case la libertà non esisteva. In poche parole, non eravamo abbastanza coraggiose per pretendere di avere la stessa libertà degli uomini. La prova è che a casa mia, io ero libertaria, all'età di 18 anni me ne andai a vivere da sola per poter avere quella libertà che non avevo in casa.